La Bibbia è piuttosto chiara sul fatto che ci sarà una grande tribolazione negli ultimi giorni. Ma vediamo cosa dice la Bibbia al riguardo. Ho alcune citazioni e principi biblici. Molte persone credono che ci sarà un rapimento segreto e dopo arriverà la grande tribolazione che durerà 7 anni. Gran parte di questa idea è nata dai libri intitolati Left Behind, Lasciato indietro. È vero che ci sarà una tribolazione. La Bibbia non ci dice quanto durerà. Qualcuno suppone che durerà 3 anni e mezzo, come il periodo di siccità al tempo di Elia, o il periodo di 3 anni e mezzo che si trova durante i secoli bui, quando la donna fugge nel deserto. Quando si parla della grande tribolazione, bisogna davvero guardare Matteo capitolo 24. Si parla di questo grande periodo di angoscia. Si può leggere in Daniele capitolo 12 che dice: «In quel tempo sorgerà Michael», questo è il versetto 1, «il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo. E ci sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro». L'idea che ci sarà un rapimento segreto prima della tribolazione è una dottrina relativamente nuova ed è scaturita da John Derby 150-200 anni fa. Vi pongo questa domanda. Gli israeliti erano in Egitto quando le piaghe si riversarono sull'Egitto? Sì. Dio li protesse? Non per tutte le 10 piaghe, ma Dio protesse gli israeliti durante le ultime 7 piaghe delle 10. Notate che c'è una notevole somiglianza tra le 7 piaghe di Apocalisse capitoli 15 e 16 e le 10 piaghe che si riversarono sull'Egitto. In entrambe c'è il sangue, in entrambe c'è l'oscurità, il male mortifero in entrambe, quindi ci sono varie somiglianze. Ma gli israeliti erano in Egitto. Il suo popolo era lì e lui li ha protetti durante le piaghe. È come dice Paolo, attraverso molte afflizioni siamo salvati. Dio non ha salvato Noè dalla tempesta. Dio ha salvato Noè nella tempesta. Dio non ha salvato Giobbe dalle sue prove. Dio ha salvato Giobbe nelle sue prove. Dio ha salvato Shadrach, Meshach e Abednego nella fornace ardente. Ha salvato Daniele nella fossa dei leoni. Giuseppe e altri nella Bibbia sono stati salvati nelle loro difficoltà. E la Bibbia dice nella profonda tribolazione. Dio torna per una chiesa senza macchie e senza piega o cose simili. Dio toglie le macchie con l'acqua calda, toglie le pieghe con un ferro caldo. Quindi penso sia pericoloso per i cristiani non comprendere che abbiamo bisogno ora di fortificare la nostra fede e rinsaldare il nostro rapporto con Dio. Gesù dice che dobbiamo costruire sulla roccia. Da notare nella parabola, quando Gesù parla del saggio che costruisce sulla roccia e dello stolto che costruisce sulla sabbia, c'è una differenza su dove costruiscono. Ma la tempesta si abbatte sul saggio e la tempesta si abbatte sullo stolto. La Bibbia non dice che se tu ami Gesù, se tu sei saggio, allora non affronterai la grande tribolazione. Sì, passeremo la grande tribolazione, non siamo preoccupati. Ci sono molte promesse nella Bibbia che Dio si prenderà cura di noi. Ecco un fatto sorprendente. Mi piace il pino dai coni setolosi. È l'albero più antico del mondo. Ci sono al cui questi alberi resistono e che affondano le loro radici profondamente nella roccia, in modo da sopravvivere alla tempesta. Se affondiamo le nostre radici nella parola di Dio, non dobbiamo avere paura delle ultime 7 piaghe. Non ho nessun timore di essere qui sulla terra durante la tribolazione. Desidero costruire ora la mia fede che mi aiuterà a sopravvivere dopo.